Oggi ragazzi siamo nella lobby di Stumble Guys, perché come vedete ragazzi lo Stumble Pass è a livello 1. Perché infatti è uscito il nuovo Stumble Pass con le nuove skin natalizie. Abbiamo come livello 1 lo Snowman. Poi ragazzi andiamo avanti, ci sono tutti dei primi natalizi d'inverno, Let's Snow, dei passi natalizi. Ma se andiamo alla fine del pass battaglia, innanzitutto c'è la skin Jack del Rudolph, che è bellissima. Ma guardate un po', nuova emoticon su Stumble Guys, ragazzi. Oltre ragazzi l'abbraccio, il calcio e il pugno, da oggi in poi ci sarà pure la banana, che non so nemmeno come funziona, ma oggi ragazzi lo andremo a scoprire. Infatti ragazzi adesso iniziamo subito attivando il pass battaglia, olè, e shoppando il primo livello. Andiamo immediatamente a riscattare lo Snowman, ruota speciale solo di skin epiche di Snowman. Lo andiamo a sbloccare, let's go, equipaggia ora. E adesso ragazzi lo proveremo in partita. Ok ragazzi, questa è una sfida, se vinco questa partita andrò a sbloccare la nuova emoticon della banana, quindi andrò a shoppare tutto il pass battaglia. Esatto ragazzi, ho anche attivato le hack per andare subito nei blocchi verdi giusti. Lo hanno indovinato già loro, quindi bravi loro. Ma ragazzi, sta skin del pupazzo del neve è bellissima. Ok ragazzi, quindi concentriamoci, cerchiamo di vincere questa partita. Così almeno raga, non vedo l'ora di andare a provare la nuova emoticon della banana. Mi raccomando ragazzi, se avete altri video di questo genere iscrivetevi, lasciate like e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. E mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale perché siamo quasi arrivati ai 100.000 iscritti. Mi raccomando ragazzi, arriviamo a questo traguardo. Ma mentre ragazzi siamo nella bot bash e c'era un babbo natale che mi voleva buttare giù con l'abbraccio. Tanto adesso sbloccherò la banana e ucciderò tutti con la mia banana, anche se non so bene come funziona. Ma ragazzi tranquilli, voi guardate tutto il video ragazzi e pensiamo a vincere questa partita. Così ragazzi la sblocchiamo. Ma quanto è bella ragazzi sta skin del pupazzo di neve. Non ha le gambe raga, non so come sta camminando sto pupazzo, ma l'importante è vincere. Ci siamo qualificati, andiamo ragazzi nella finale, cerchiamo di vincere, perché se vinciamo sblocchiamo la nuova emote. Ok ragazzi, la cannon climb, concentriamoci raga, bisogna sfruttare al meglio i miei trick. Subito ragazzi bel trick, così ragazzi almeno non ci sono gli ostacoli di mezzo. Devo raga fare più scivolate possibili, così almeno riusciamo ragazzi a fare un po' di sprint raga. Ma nel mentre mi sa che sono primo. Saltone, mega trick, andiamo. Dai raga che la vinciamo la partita, dai che la vinciamo. Sì ragazzi, vabbè, ciaone, sono troppo forte a questo gioco. E andiamo a sbloccare con questa vittoria la nuova emoticon speciale della banana. Non vedo l'ora ragazzi di provarla. Ok ragazzi, dirigiamoci verso il pass battaglia e iniziamo a shoppare tutti i livelli, let's go. Andiamo, andiamo, che bello, che bello. Bella sta emoticon della cacchina, molto carina. Vai, continuiamo a shoppare. Oh, che goduria shoppare. La cosa più bella che ci sia, ragazzi, spendere le proprie gemme per shoppare tutto il pass battaglia e per sbloccare subito tutte le ricompense. Io ragazzi vi consiglio di non fare questa cosa. Giocate e sbloccate piano piano le ricompense. Poi magari se vi siete un po' stufati, avete fatto un po' di livelli, risparmiate un po' di gemme, iniziate a shoppare verso livello 15-20 o se non oltre, così ragazzi almeno non sprecate troppe gemme. Ma attenzione, ci stiamo avvicinando ragazzi. 30, 29, livello 29, e abbiamo sbloccato la jacket Rulfo. E 30 emoticon della banana ragazzi, la possiamo riscattare. Ok ragazzi, direi di iniziare a riscuotere tutte le ricompense del pass battaglia. Iniziamo con le ricompense non dei giri, ma tutte le altre, quindi emoticon, gempe, stumble coins. Quindi iniziamo subito ragazzi, recuperiamo un po' di gemme ragazzi che ne ho spese tantissimo. Bella sta emoticon, poi vediamo ancora gettoni, gettoni, belli sti gettoni. Bella sta emote, in verità fa schifo. Passi però belli, passi belli del pacchi regali. Sì, riscuoti, riscuoti. Le emoticon ragazzi sinceramente non mi interessa molto, cioè non mi piacciono, non le userei mai. Animazione, gemme, emote Let's Snow, dai questa ci sta, molto carina. Belli sti passi, li andremo a provare adesso. Gemme, stumble coin, provocazione, animazione e attenzione. Sbblocchiamo questa emote molto carina del ghiacciato. Sblocchiamo la skin di Jake the Rulfo. Skin leggendaria ragazzi, ruota specialissima per trovare solo la skin di Jake e di Rudolph. Guardate ragazzi quanto è possente. Ma ragazzi, il momento che tutti noi aspettavamo. Andiamo a riscuotere le emote della banana. Va che bella, riscuoti.
Attenzione, l'abbiamo riscossa. Andiamo, ragazzi, nel nostro armadietto. Immediatamente a metterla dove è emoticon. E ragazzi, no, incredibile. Aspettate, special emote. L'andiamo a mettere al posto di questa. E attenzione, perché ragazzi abbiamo tutti gli slot emoticon con delle emote speciali. Abbiamo il calcio, il pugno, l'abbraccio e adesso la banana. Io, ragazzi, non aspetterei altro. Andiamo in partita a provarla. Dopo, ragazzi, andremo anche a riscuotere tutte queste bei giri golosi. Ok, ragazzi, siamo pronti a provare questa, la banana. Vediamo, ragazzi, com'è nella Paint Splash. La devo usare con quale tasto? L1, che non sono abituato ad usarla. Ma nel mentre, ragazzi, sono una bellissima renna. Guardate che carina che sono, andiamo. Ok, ragazzi, andiamo ad usarla. Attenzione, L1. Ottimo, ho lanciato la banana. Vediamo, è scivolato nella banana, raga, non ci posso credere. Ma sta cosa, raga, è bellissima. Raga, quindi se quello là è da davanti, gli tiro la banana. Ah, non l'ho preso, raga. Devo ancora, ragazzi, un po' imparare ad usarla, eh. Ma ragazzi, sembra OP. Ci lancio, raga, la banana. Non l'ho ancora preso, raga. Ma guardate quanto è bella la banana. Andiamo, ragazzi, lanciamola, lanciamola. L'ho fatto scivolare, let's go. No, ragazzi, ma sta banana è incredibile, ma è bellissima. Ok, ragazzi, ci siamo nel secondo round. Sono l'unico, raga, ricco con la renna. Andiamo, lanciamo, ragazzi, là una bella banana. Vediamo se... No, non ci credo. Ragazzi, riprende gli ostacoli. Se io lancio tipo con una banana e lo prende l'ostacolo, viene, cioè io, ragazzi, la lancio lì, guardate, viene sbalzata e viene spostata, infatti. Ma questa è, ragazzi, nuova cosa che abbiamo scoperto. Banana lì, vediamo se lo prendiamo. Lo pre... No, per pochissimo non l'ho preso. Devo ancora, ragazzi, migliorare con la mira. Cioè, ragazzi, la lancio lì. Ok, ok, ragazzi, devo... No, ma posso cadere sulla mia banana, ma come? Ma no, ragazzi, ma sono caduto sulla mia banana. Ok, ragazzi, finale. Cerchiamo di lanciare più banane possibili per far cadere gli altri avversari. Tipo là, ragazzi, tipo lì. Vediamo se qualcuno ci cade. Vabbè, però sei un pollo. Ma ci sei andato proprio sopra. Raga, il nostro obiettivo, raga, è uccidere una persona con la banana. Attenzione. No, ragazzi, guardate di qua. Ma che brutta fine ha fatto quello. Ma quello, raga, è un po' stupido, eh. Ragazzi, vedete quel pollo? Lo facciamo cadere adesso, lo facciamo cadere. Vai sopra la mia banana. Non ci credo, non ci credo, ragazzi, ho perso. Ma sono un pollo io, ma no. No, ragazzi, adesso sono diventato triste. Ho perso la partita con la banana. Ma dopo ci proveremo. Ma prima, per diventare più felici, che adesso sono tutto triste che ho perso, andiamo, ragazzi, a fare un po' di giri. Vediamo cosa troviamo. Magari, ragazzi, cerchiamo di trovare qualche skin nuova. Perché, ragazzi, le skin verdi e bianche, ragazzi, me ne mancano un po'. Ad esempio questa che ho già, mi sembra, vero? E infatti, dammi una nuova skin. Nuova skin adesso. L'infermiera già ce l'ho. L'epica invece, che però già ho. Vabbè, va bene. Mi danno più gettoni Stumble. Mi va bene così. Però adesso ho preso un po' di gettoni Stumble. Adesso mi dai una bella skin. Fermati a questa. Però questa già ce l'ho, ragazzi. Ma dai, ormai ho tutte le skin. Oh, questa non la ho, ragazzi. Mi sembra che questa non l'abbia. Questa non la ho. E infatti, Stumble June, Jin, Jung. Molto bene, molto bene. Ma adesso mi devi dare altre skin. Me ne dai un'altra nuova adesso. E queste due già le ho. E queste... No, forse questa no. Forse questa no. Invece sì. Dammi il pulcino che non l'ho. Dai, il pulcino non lo avevo. Ma dammi il pulcino. Ma attenzione, skin epica superiore. Qui, ragazzi, potrebbe uscire pure una speciale. Attenzione, questa qua, ragazzi, mi esce la speciale, ragazzi, impazzisco, eh. Attenzione, attenzione, per poco non mi dava la speciale, di solo uno slot. Ok, ragazzi, tutto il pass battaglia è riscattato. Ma io mi ricordo che avevano aggiunto una skin nello shop. Ma goble goble, ma costa solo 5 gemme. Ma che skin è una skin leggendaria a 5 gemme? Non mi metto niente a riscattare. E sì che lo confermo l'acquisto. Goble goble, la skin del pollo, ma che bellina. Ok, ragazzi, mi sono messo la skin della banana con i passi della banana e userò le emote della banana. Ne tireremo una lì. Beccatevi sta banana. Qualcuno la prende? No, me l'ha saltata, no. Ne tireremo un'altra qui. Oh, beccati sta banana. E pure il calcio dall'altro drago ti sei preso. Vabbè, ragazzi, ormai le lobby, ragazzi, sono invase di polli. Cioè, ci sono tacchini dappertutto. Cioè, prima, ragazzi, c'erano i tacchini che davano fastidio. Adesso, ragazzi, i player sono diventati dei tacchini. Ok, ragazzi, eccoci qua in questo secondo round. Andiamo. Mamma mia, ragazzi, che bella che è la banana. Però, ragazzi, sinceramente, io non è che vedo molto utile questa emote della banana. Cioè, ragazzi, è mille volte meglio un calcio o un pugno. Cioè, sì, è carina da usare, cioè, è divertente e tutto, però, boh, l'utilità non mi sembra molta. Ma nel mentre, ragazzi, andiamo a qualificare, tiriamo una banana qua davanti, ragazzi, tiriamolo. Dove è finito? Ma dove? No, la mia banana, ma è caduta. Ok, ma raga, easy qualificazione. Stavo per cadere. Una banana sul fi... Ah, non ci credo. Ragazzi, siamo nella mappa della galassia. Con la gravità, ragazzi, che è modificata.
E quindi anche la banana, se la lanci, finisce in Cina, cioè finisce dall'altra parte del mondo. Vabbè, ci sta, hanno fatto bene, ragazzi, a metterle, giusto così. Ma nel mentre, ragazzi, ci qualifichiamo, cerchiamo di vincere questa partita usando le emote della banana. Ok, ragazzi, mi danno la block dash. Cioè, raga, mi sta dando la block dash. E, ecco, qua può essere utile la banana. Perché se io adesso, ad esempio, la metto, proviamo. Mettiamola là, ad esempio. Se qualcuno la scivola accidentalmente e poi, raga, non riesce a recuperare, la potrebbe morire. Però, ragazzi, è più bello usare il pugno in sti casi. Cioè, è più bello, ragazzi, usare il pugno e buttare un polo nel laser. Raga, però, come ho detto, ragazzi, è molto carina. Cioè, ci sta come emote. Infatti, raga, hanno fatto bene, raga, perché non è né troppo forte e nemmeno, boh, troppo scarsa. Tu non mi devi toccare, stupido pollo, non provare ad abbracciare la banana. Viene anche vero, viene anche trasportata. Boh, ragazzi, non lo so, eh. Sono un po', raga, dubbioso su questa banana. Pollo, mi dispiace. È stato bello finché è durato, ma adesso, bro, è arrivata la tua ora. Ti becchi sto pugno, attenzione, magari... No, no, ragazzi, questo, raga, è pure un po' scarsetto, eh. Attenzione, ragazzi, cerchiamo di booty block. Vabbè, non serve nemmeno. E abbiamo vinto! Let's go, ragazzi, con il set della banana suprema. Spero questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Vi ricordo che il 3 dicembre sarò in live con Fortnite. Per l'evento finale, mi raccomando, vi aspetto in live. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi, lasciate like, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Fatemi sapere di cosa ne pensate di questa nuova emoticon. Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, ciao.